Ciao a tutti da Parafranz e benvenuti a questo video. So che vi ho fatto aspettare molto, ma ho voluto fare qualche ora di gioco e portare avanti un po' di livelli, così per capire bene le meccaniche di gioco, studiare bene il gioco e trovare i pro e i contro. Benissimo, iniziamo subito con i contro. I pro li vedremo in un altro video che pubblicherò prossimamente. E quindi entriamo nella partita, così vi racconto. Benissimo, intanto che non siamo ancora spawnati, vi parlo del primo contro che ho trovato. Sono delle piccole imperfezioni che vanno contro la logica della battaglia. Vi faccio vedere subito. Prendiamo per esempio l'alpino e andiamo a personalizzarlo. Ecco, abbiamo per esempio questa mimetica bianca molto bella che probabilmente servirà nelle mappe invernali, che spero metteranno, magari anche qualcosa sugli acciai. E per esempio questa skin qua. Allora, questa skin qua ha un problema, che ti aumenta la sagoma del personaggio. Io penso che se il nemico dovesse spararti sugli sci non ti arrecherà danno, però comunque da lontano sei molto più visibile. E soprattutto in battaglia non venivano portati gli sci. Gli sci erano una dotazione invernale che veniva lasciata nel deposito e poi utilizzata all'occorrenza. Questa cosa qua l'avevo già fatta notare nel trailer, ma fa niente. Ci sta, ci può stare come completezza di gioco. Altra cosa dell'alpino è il cappello dell'alpino, bellissimo. Magari avrei rivisto un po' la forma. Abbiamo questa penna che non è proprio veritiera, perché la penna era soltanto una e soprattutto in battaglia veniva eliminato. Sempre per lo stesso motivo degli sci, perché la tua sagoma aumenta, quindi tu ti nascondevi dietro una roccia e il nemico ti individuava per la penna che si muoveva. Quindi è un po' una cosa da rivedere. Ok, il cappello degli alpini, prima dell'entrata in vigore dell'elmetto Adrian 15 di fornitura francese, però almeno la penna andava tolta. Altre cose, niente da dire, abbiamo qua svariati occhiali e ci può stare. Una cosa un po' più negativa, secondo me forse la più importante, è che a differenza di Verdun, che c'è una netta divisione dei corpi e delle fazioni, qua in un plotone hai alpini, carabinieri, bersaglieri tutti assieme. Qui avrei diviso in, almeno in corpi, in modo da avere, che ne so, l'alpino mitragliere, il bersagliere che aveva, era più veloce, non so, la possibilità anche di utilizzare la bicicletta al posto di tenerla sulle spalle come in alcune skin. E qui non volevo fare il fucigliere, ma va bene lo stesso. Quindi questa scelta di fare il plotone in questa maniera, secondo me, perde un po' della storicità e della fedeltà nel gioco. Perché sì, c'era una cooperazione tra alpini, bersaglieri e fanteria normale, ma in plotoni ben suddivisi. E poi cooperavano fra di loro. Stanno guadagnando terreno! Dai ragazzi, che stiamo conquistando. Maledetto. Ah! Altro fattore negativo e abbastanza fastidioso sono le postazioni fisse, sia per quanto riguarda la mitragliatrice che per quanto riguarda l'artiglieria. È una cosa molto buona che hanno inserito il fatto di poter utilizzare l'artiglieria, ma il fatto di avere una posizione fissa fa sì che il nemico prevede i vostri movimenti. Quindi o è molto indietreggiata oppure verrete uccisi e tocchierete l'arma. E purtroppo mi è capitato spesse volte. Cioè è come sostanzialmente fare questo. Quasi non sono morto. Però si vede che i nemici non sono così. Tra l'altro questa mappa qua è molto bella, ma anche molto lunga.
insomma. Mi sono capitati un paio di bug in questi giorni, vabbè, tra l'incastrarsi nelle cose, che ci può anche stare, nel senso che Verdun era uguale e poi l'hanno sistemato molto bene. Ce l'abbiamo, ragazzi! Adesso volevo fare l'assaltatore per sbloccare la Villa Arperosa, che è l'obiettivo che mi sono prefissato in questi giorni. Ma per la fretta niente, ho scelto il Fante. Il Vetterli da lontano. Ma due, ho ferito il primo, ho sparato al secondo. E dato che il primo era dietro, ho fatto giù tutti e due. Me lo confermate? Perché interessante come cosa. Non impossibile, tra l'altro. Comunque avevano un potere di arresto importante. Anche quello qua è un calibro 10 per 40, se non ricordo male. Ho qua da qualche parte il bossolo che vi faccio vedere immediatamente, sperando di non far cadere tutto. Niente, il bossolo è un po' incasinato farvelo vedere perché dovrei smontare tutto, ma questa qua era la palla o l'ogiva, che si voglia, ed era bella bella grossa. Intanto che siamo qua, l'assaltatore sarà pieno, no? Stranamente, vorrei parlarvi di un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire, ma che ci può stare. La granata Baldari. Vabbè, abbiamo anche la spaccamela che ci sta, questa mi va bene, ma c'è un uso spropositato di questa granata, che in verità è stata usata non poco, ma meno rispetto alla più comune SIPE, che è questa qua. Non vi preoccupate, è finta, cioè è finta, è disattivata. Vi faccio vedere con una penna, non preoccupatevi, non scandalizzatevi, dentro è vuota. E questa l'avrei messa, questa qua è fondamentale, è riconosciuta anche dai testi storici come la più comune bomba a mano italiana. Quindi avrei messo, ok, magari nell'assaltatore la Baldari, ma almeno nel fucigliere, che mi pare che anche lui può avere la granata, almeno qua avrei messo una SIPE, le SIPE di tre tipi, il primo tipo, il secondo tipo, a sfregamento, percussione, quello che volete, ma almeno una l'avrei messa. Perché dire che questa qua si merita un posto in questo gioco, nel fronte italiano. Per quanto riguarda invece l'esercito austro-ungarico, va bene, ma ho notato che mi manca il Commission Gewehr 88, vi faccio vedere la lastrina, che è questa qua, famosa col foro in mezzo. Non so se sono io che non l'ho ancora visto, dato che ho usato gli austriaci veramente poco, ma io l'avrei messo. Invece ho notato l'Uerendl, che ci sta col Vetterli, quello era un colpo singolo, buono, buono. È stato utilizzato dai territoriali e dalle truppe di riserva. Stessa cosa del Vetterli, però diciamo che a un certo punto il Vetterli l'hanno un po' dato tutto. Questo qua è un Vetterli già convertito al calibro carcano, ma se non sbaglio nel cecchino puoi utilizzare quello originale che utilizzava queste palle qua, belle, belle grosse. Benissimo ragazzi, per il contro in verità non avrei altro. Sì, qualche bug c'è, l'altro giorno ho perso una partita quando mi mancavano... Questo qua è un bot, porca miseria. Quando mi mancavano ancora 120 rinforzi, non ho ben capito, ma va bene lo stesso. No, si è buggato il gol, serve. E un'altra volta, partita iniziata, c'era l'immortalità, nessuno moriva. Quindi ci siamo messi lì a fare un po' i deficienti in giro per le trincee nemiche, a distruggere gli obiettivi, ricostruirli, prenderci a palate, tanto non morivamo. Sono sicuro che comunque tutti i bug che ci sono attualmente verranno risolti, come i problemi sulle console. Io vi dico, questo gioco qua è stato sviluppato prima per PC e poi per console, come Verdun, e da una parte grazie al cielo, perché veniamo da anni dove tutti i giochi venivano sviluppati prima per console e poi per computer, quindi c'erano artefatti grafici. I giochi erano molto pesanti e quella resa grafica non era al massimo, quindi portate pazienza, sistemeranno tutto. E niente. Quindi vi ringrazio per aver visto questo breve video, ci vediamo alla prossima con le considerazioni positive di questo gioco, che sicuramente sono veramente, veramente tante.
Per concludere il video vi faccio vedere un colpo appena trovato quest'estate per il Vetterli, ancora col calibro nativo prima di essere convertito al calibro carcano. È un 10,35-10,40 per 47, ovviamente disattivato, quindi ispezionabile senza problemi. Tutto quello che detengo è ispezionabile, che si potrebbe tranquillamente trovare in mercatini, per esempio, per darvi l'idea, quindi non ci sono problemi, come la sipe che abbiamo visto poc'anzi. Quindi vi chiedo di iscrivervi al canale, ditemi cosa ne pensate di Isonzo nei commenti e lasciate un bel like. Grazie e ci vediamo alla prossima.